ripetutamente detto, che come tutto sommato ha sottolineato anche Zoff, è andata avanti un po' a sprazzi, ecco, nel corso del primo tempo il gol veramente molto molto bello, sia per l'esecuzione finale sia per la creazione dell'immagine. Qui nella ripresa viene vistosamente strattonato Inzaghi ed è il calcio di punizione che Del Piero trasforma magistralmente con una battuta ad effetto, il taglio a uscire, come vedete, verso il palo. Qui c'è un errore del portiere. Un errore del portiere che si stava spostando sull'altro palo. Sì. E qui invece, ecco il famoso passaggio per Inzaghi, ecco, si è allungato troppo il pallone, avrebbe dovuto, ecco, si arrabbia Fuser, ha ragione, avrebbe potuto passare ancora una volta la palla a Fuser. Qui forse l'unico tiro da parte dei svizzeri, Buffon era pronto, c'era stata la deviazione. Sì, in effetti abbiamo dato ripetutamente l'impressione di poter segnare ancora. Qui è una conclusione molto bella di Torricelli sulla quale si produce in un apprezzabile intervento il portiere svizzero. 2-0, abbiamo sentito dei risultati delle altre partite, anche nazionali importanti che vanno incontro a risultati inattesi, no? La Germania che perde in Turchia per esempio, ma forse è arrivato il momento, Fabio, di cancellare certe gerarchie del passato. Esatto. Ormai ogni partita è difficile. Sì, no? Non si può andare a giocare tranquillamente, pensa che la Spagna è stata battuta a Cipro. La tua Spagna. La mia Spagna. E adesso questa volta parliamo della Germania sconfitta. Credo che tutte le partite vanno affrontate con grande attenzione, perché su tutti i campi bisogna lottare su ogni pallone. Per questo noi vogliamo che questa Italia faccia ancora di più di quello che ha fatto, non giochi a sprazzi ma con grande continuità. I talenti ci sono, l'allenatore è in grado di gestire il gruppo e far vedere veramente che questa Italia può arrivare lontano. Allora, un altro miracolo da parte di Marco Mazzocchi, perché mi hanno detto che è riuscito a preparare la moviola